Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 28, 18 aprile 1930. Come tutti i primi atti furono fatti da Dio in Adamo. Gelosia dell'amore divino, garanzia e sicurezza del fiat divino per la creatura. Come nella creazione dell'uomo, tutti erano presenti ed in atto. Virtù vivificatrice ed alimentatrice del volere divino. La povera anima mia sente l'irresistibile bisogno di valicare il mare interminabile del Fiat Supremo. Più che da calamita potente mi sento tirata a fare il mio dolce soggiorno nella mia cara eredità, datami dal mio Gesù. Qual è la sua adorabile volontà? Mi pare che Gesù mi aspetta, ora ad un atto fatto dal suo Fiat divino, ora ad un altro per darmi le sue mirabili lezioni. Onde la mia mente si perdeva nel girare nei suoi atti innumerevoli, e giunta nel caro Eden dove tutto fu festa, il mio caro Gesù, soffermandomi, mi ha detto: Figlia mia, se tu sapessi con quanto amore fu formata la creazione dell'uomo, il solo ricordarlo, il nostro amore si gonfia e forma nuovi inondi, e mentre si atteggia a festa nel ricordare l'opera nostra, bella e perfetta, nella quale vi avevamo messo tale maestria d'arte che nessun altro ne può formare una simile, ed era tanto bella che giunse a suscitare nel nostro amore la gelosia che tutta fosse per noi. Del resto l'uomo era stato fatto da noi, era nostro. Esserne geloso era un diritto del nostro amore, tanto vero che il nostro amore giunse a tanto che tutti i primi atti fatti in Adamo furono fatti dal suo creatore, sicché il primo atto d'amore fu creato e fatto da noi in Adamo. Il primo palpito, il primo pensiero, la prima parola. Insomma, tutto ciò che potette fare dopo stava nei nostri primi atti fatti in lui, e sopra dei nostri primi atti seguivano gli atti di Adamo. Perciò se amava, sorgeva il suo amore da dentro il nostro primo atto d'amore. Se pensava, sorgeva da dentro il nostro pensiero il suo pensiero, e così di tutto il resto. Se noi non avessimo fatto i primi atti in lui, non avrebbe potuto né fare nulla né sapere fare nulla. Invece, col fare l'ente supremo i primi atti, mettevamo in Adamo tante fontanine per quanti i primi atti facevamo in lui, in modo che ogni qualvolta voleva ripetere i nostri primi atti, tenesse a sua disposizione queste fontanine, come tante diverse sorgenti d'amore, di pensieri, di parole, di opere e di passi. Quindi tutto era nostro, dentro e fuori dell'uomo. Perciò la nostra gelosia non solo era un diritto, ma anche giustizia, che tutto doveva essere per noi e tutto nostro. Molto più che gli davamo il nostro volere divino,
affinché ce lo conservasse bello, fresco e ce lo facesse crescere di una beltà divina. Il nostro amore non era contento né soddisfatto di tanto che gli aveva dato. Voleva continuare a dare sempre, non voleva dire basta, voleva continuare la sua opera d'amore e per averlo con sé, per avere a che fare con l'uomo, gli dava il nostro stesso volere affinché lo rendesse capace di poter sempre ricevere e di tenerlo sempre con noi, con una sola volontà. Con essa tutto era garantito e al sicuro, per lui e per noi, sicché doveva essere il nostro trastullo, la gioia e felicità nostra, oggetto della nostra conversazione. Perciò, al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si atteggia a festa, ma col vederlo senza la garanzia del nostro fiat, senza sicurezza e quindi vacillante, sfigurato e come lontano da noi, si atteggia a mestizia e sente tutto il peso del nostro amore infinito come chiuso in se stesso, perché non può darsi a lui, perché non lo trova nella nostra divina volontà. Ma tutto ciò non è tutto. Non fu solo Adamo colui verso il quale si versò il nostro amore e che giunse a fare i primi atti dai quali dovevano avere vita tutti gli atti umani. Ma ciascuna creatura che doveva venire alla luce fu presente in quell'atto della creazione dell'uomo ed il nostro fiat, unito al nostro amore, correva, correva. Ed abbracciando tutti ed amando con un solo amore tutti, metteva il primato dei nostri atti in ciascuna creatura che sarebbe venuta all'esistenza, perché per noi non c'è passato né futuro, ma tutto è presente ed in atto. Se ciò non fosse, il nostro fiat si troverebbe ristretto ed inceppato, né potrebbe allargare tanto le sue fiamme da racchiudere tutti nella sua luce, in modo da fare in tutti quello che fa in una sola creatura. Perciò non fu il solo Adamo il fortunato della creazione, ma tutte le altre creature venivano arricchite di tutti i beni ed in lui venivano rese posseditrici dei suoi stessi beni. Molto più che tutto ciò che Dio fa in una sola creatura, tutte le altre creature acquistano il diritto degli atti nostri, se non che chi non vuole servirsene. Non successe ciò nella stessa redenzione? Come la sovrana del cielo ebbe il bene di concepirmi e di darmi la luce, tutte le altre creature acquistarono i diritti dei beni della redenzione, non solo, ma di potermi ricevere ciascuna nei loro cuori, e solo chi ingrata non mi vuole rimane priva di me. Ora, figlia mia, Adamo, col disubbidire i nostri voleri, perdette il nostro regno e tutti i beni del nostro fiat rimasero per lui senza la vita alimentatrice e senza la vita vivificatrice della nostra divina volontà. Si può dire che fu poi il distruttore dei beni del regno della divina volontà nell'anima sua. Perché a tutti i beni, se manca la virtù vivificatrice e l'alimento continuo, la per se stessi a poco perdono la vita. Ora tu devi sapere che per richiamare di nuovo a vita questi beni della creatura, ci voleva che richiamasse di nuovo il mio fiat nell'anima sua e che nulla le rifiutasse, facendola dominare liberamente onde poterle somministrare di nuovo la sua virtù vivificatrice ed alimentatrice per richiamare a vita i beni distrutti. Ecco perciò che la mia divina volontà col soggiogarti e tu col farti soggiogare ha ripreso la sua virtù vivificante nell'anima tua. E chiamandoti nel suo soggiorno ti alimenta per richiamare in te tutti i suoi beni e tutti i tuoi atti che fai in essa, i tuoi giri e rigiri negli atti suoi, il tuo chiedere continuamente il suo regno sulla terra non sono altro che alimenti che ti dà e costituisce il diritto alle altre creature
di poter ricevere di nuovo il regno della mia divina volontà, con la vita di tutti i suoi beni. Io, quando voglio fare un bene a tutte le creature, mi metto la fonte sorgiva in una creatura. Da questa fonte apro tanti canali e do il diritto a tutti di prendere i beni che la fonte possiede. Perciò sii attenta e il tuo volo nella mia divina volontà sia continuo. Bene amici, cominciamo questa meditazione in un contesto un pochino travagliato oggi, quindi bene così come Dio vuole. Ripeto sempre per chi segue la diretta che per dare gloria al Signore, dico, ringraziamo che che è cominciato un pochino in ritardo perché altrimenti tutti i guai inspiegabili perché è stata una cosa improvvisa. Il salto della linea internet sarebbero successi in diretta, quindi con tutte quante le conseguenze, sia come dire, per chi ascolta in diretta, sia anche per la registrazione di questo, di questa piccola meditazione, no? Quindi io veramente rimango quando vedo queste cose, perché anche il ritardo di questa mattina è dovuto evidentemente a cause indipendenti dalla mia volontà, ha concesso pur nel male, ecco, di conservare una certa, come dire, presentabilità esteriore, insomma, a quello che ci stiamo dicendo, perché insomma, interrompere una meditazione mentre che si sta facendo o una registrazione diventa poi molto molto sgradevole, insomma, no? Mi chiedo sempre io che cosa di così importante vorrà dirci il Signore oggi, perché quando succedono queste cose c'è sempre qualche motivazione di altro genere. Per cui adesso ci fermiamo con le premesse e cerchiamo un attimo di andare dentro questo brano. Un brano importantissimo. C'è molta gente che non comprende la gelosia di Dio, e quando sente dire questo non è che se lo inventa Gesù, si trova nell'Antico Testamento, nel Pentateuco. Guai a te Israele se ti prostri a altri idoli, perché il tuo Dio è un Dio geloso. Oggi il Signore ci ha ricordato che Dio era gelosissimo della sua opera, di Adamo. La gelosia che tutta fosse per noi, gelosissimo, non geloso, gelosissimo, geloso è poco. Ora, questa gelosia però in Dio non è, come per noi esseri umani, come dire, un difetto. La gelosia umana funziona così, no? Cioè, noi siamo gelosi di un qualche bene perché uno vogliamo tenerlo soltanto per noi e non vogliamo che altri lo condividano. Quindi la gelosia c'è un principio egoistico, no? Quindi voglio trattenere quel bene che per me è importante solo per me. E secondo, abbiamo paura di perderlo, che qualcuno ce lo tolga, che qualcuno se ne impossessi. Quindi è chiaro che se noi consideriamo la gelosia sotto questo punto di vista, l'espressione che Dio è Dio geloso ci risulta non solo incomprensibile, ma addirittura un po' fuori delle righe, no? Ecco, ma la gelosia divina c'ha un altro principio. Dio è geloso di noi per un motivo molto semplice, perché sa benissimo che se noi ci stacchiamo da lui, anche minimamente, ci andiamo a rovinare. Perdiamo una valanga, un
autotreno interminabile di bene e di grazie che solo dalla connessione inscindibile con Dio ci derivano. Quindi la gelosia di Dio non è mossa come la nostra, da un principio egoistico, voglio il bene per me e guai a chi me lo tocca e c'ho paura di perderlo, ma voglio che quella creatura che io liberamente e spontaneamente ho creato possa godere di tutti i beni che possibili e immaginabili, ma questi siccome ce li ho soltanto io, questi li godrà solo se e in quanto rimane unita a me. Altrimenti li perderà. E così è successo. E così succede in continuazione. Non soltanto ad Adamo, ahimè, anche se in Adamo è stato molto molto più grande, a tutti gli esseri umani. Da sacerdote io posso dire che per grazia di Dio, a parte che quando ripenso a 50 anni di vita scorrono davanti agli occhi, avendo per grazia di Dio avuto il dono di una memoria abbastanza viva, innumerevoli volti, situazioni, storie e molte altre ho avuto la grazia e il dono di poterle conoscere in forza del ministero che il Signore mi ha donato, parlando con persone, ascoltando tantissime confessioni. E che cosa penso quando ripenso a tutte queste cose? A quante vite tristi, quante grazie sprecate, quante vite che sarebbero potute essere meravigliosissime, felicissime e che poi, per carità, quelli che ho conosciuto con le confessioni fatte bene, è una grande gioia perché nella nostra santa fede nulla mai è completamente perduto, quindi si può ricominciare, si può riprendere, si può riallacciare un discorso, si può. Appunto, nulla è mai perduto. È certo però che sicuramente i guai combinati nel passato, poi bisogna farci i conti, poi bisogna ripararli, poi c'è l'espiazione, eccetera. Però viva Dio quando è così già è tanto, eh? Il problema è quando ci sono quelle vite che continuano a scorrere inesorabili verso la fine della vita terrena. In condizioni pietose, penose, vite trascorse andando a cercare il mito che tutti cerchiamo della felicità, del benessere, dello stare bene chissà dove, e evidentemente dopo non averlo mai trovato, perché questo benessere si trova soltanto in Dio, non c'è altro luogo dove si può trovare. Arrivano al porto, arrivano all'approdo, arrivano alla sponda del termine della vita in maniera disastrata. Io quando ci penso mi si fa un cuore piccolo e penso che cosa può pensare un essere umano quando si rivede la sua vita al suo tramonto come la scia di un'elica e vede tante cose brutte, vede tante sofferenze, e vede tante occasioni perse, e vede tanta tristezza. E dice come purtroppo mi è capitato di sentir dire, ma io che ho campato a fare? A che è servita la mia vita? Cose mostruose, cose orribili. Mai dovremmo dire una cosa di questo genere, ma il Signore vorrebbe che noi mai dicessimo una cosa di questo genere. Sentiamo le parole che Gesù ha già detto, dice, tutto doveva essere per noi, Lui, è tutto nostro. Noi gli davamo il nostro volere divino affinché ce lo conservasse bello,
Il nostro amore non era contento di tanto che gli aveva dato, voleva continuare a dare sempre, non voleva dire basta, voleva continuare la sua opera d'amore. Quando si vive con il Signore, questo è un altro delle cose bellissime che lui ci dà. Allora, la percezione reale di essere ricolmati di beni, proprio strapieni. In continuazione, ogni giorno arriva una cascata nuova e poi ne arriva un'altra ancora e poi uno non sa più dove andarseli a mettere. Non sa più dove andarseli a mettere. Cioè in Dio c'è proprio l'abbondanza proprio sprocedata. Cioè non ce la fai, in questa vita non ce la facciamo, nemmeno a goderci di tutti e nemmeno a ringraziarli per tutti, perché uno è completamente circondato. È così. Chi è che non vorrebbe una vita così? Chi sta con Dio, chi sta con Gesù, chi sta nella divina volontà, quando sente dire queste cose che sto dicendo, non pensa, ma magari, ma che bello che sarebbe una vita così, ma pensa, dice, ma guarda un po'. È proprio così. Non c'è niente di nostro in questo, proprio zero. È lo stupore dinanzi a colui che si compiace essendo infinitamente ricco e inesauribilmente ricco di ogni bene possibile e immaginabile, che sciala, d'accordo? Esagera. Ah, Dio esagera in continuazione. E attenzione, si limita perché in questo mondo noi possiamo godere pochissimi dei suoi beni, perché stiamo in condizione purtroppo di interdizione, stiamo nella condizione di viatori, siamo segnati dal peccato originale, ci portiamo dietro una montagna di miseria, una montagna di tare, per cui se anche Dio, come dire, volesse darci certi beni un po' più elevati, a meno di fare un miracolo, non lo può fare perché non siamo in condizioni di poterli ricevere. Sappiamo che Dio non fa i miracoli così tanto per farli, li fa quando è necessario, utile o opportuno. Però tutto quello che noi siamo in condizioni qua di poter ricevere e acchiappare, nella misura in cui torniamo nella divina volontà, Dio ce lo dà. E come se ce lo dà? E invece che succede? Ormai sappiamo che dietro ogni bella considerazione, bella rivelazione del Signore c'è sempre poi la nota dolente. Sempre. Vediamo l'uomo senza. Cioè, lui doveva essere il nostro trastullo, la gioia e la felicità nostra, oggetto della nostra conversazione. E Gesù continua a dire: al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si atteggia a festa. Io quando sento queste cose, mi prende sempre un po' di, come dire, di gioiosa tristezza. La chiamo gioiosa perché è una tristezza che non toglie la gioia, però anche di consapevolezza delle nostre responsabilità, cioè la storia umana fin dall'origine, a causa dell'umana volontà, che è la radice di tutti i mali, ha preso una piega diversa da quella che avrebbe dovuto imbroccare. Io quando sento dire Gesù al ricordo della creazione dell'uomo, il nostro amore si atteggia a festa, no? Ma dico, ma ci stiamo a rendere conto? Una festa che non può fare più perché adesso il Signore, se rientriamo nella divina volontà, ci ricolma di beni, no? Però sicuramente anche i beni che possiamo ricevere fino a quando, chi lo sa, questa condizione non raggiungerà una certa pienezza, non so neanche io come esprimermi, non sono gli stessi e così grandi e così meravigliosi che aveva Adamo, se non altro alcuni non li avremo mai più, perché l'immortalità non ce l'avremo mai più, l'immortalità in senso stretto, quella che ha avuto la Madonna stessa, e non ce l'avremo. Tante volte ho detto che quando Gesù parla anche dei grandi beni che porterà il regno della divina volontà tra gli uomini,
Non parla di immortalità, parla di corpi che non si corrompono, parla di malattie che stanno lontano, parla di diavoli che stanno alla larga. Però, sorella morte, amici miei, purtroppo, sorella morte rimane. Sorella morte rimane, non c'è niente da fare. È una cosa che non ci sarebbe dovuta essere. È un bene perduto. E te rimani col bene perduto. Ahimè. E quindi Gesù dice: col vederlo senza la garanzia del nostro fiat, senza sicurezza e quindi vacillante, non solo sfigurato e lontano da noi, si atteggia a mestizia il suo amore, a mestizia, e sente tutto il peso del nostro amore finito come chiuso in se stesso, perché non può darsi a lui, non lo trova nella nostra divina volontà. Allora, chi proprio non ci vive nella divina volontà è proprio veramente come dire, un disastro assoluto, nel senso che chiude completamente a Dio ogni possibilità di ricolmarlo di beni. Chi ci vive poco, male, o appena appena, riceve poco. Più noi entriamo in questo mondo, vi prego, amici cari, credetemi, cioè, Gesù ha promesso in questi scritti grazie mai viste, mai udite, cose grosse. Chi è che ci crede da quelli che sentono queste cose, che se si vive in questo mondo tutto ciò arriverà? Gesù non parla a vanvera. Quando Dio fa una promessa, non è come le nostre promesse, le promesse del marinaio. Cioè, le promesse di Gesù vanno tutte quante a buon fine. Basta semplicemente, come dire, mettersi in condizione, perché la promessa è condizionata. Se fai questo, avrai quest'altro. E tutte le promesse di bene del Signore sono condizionate alla vita nella divina volontà. Dice ancora Gesù, sì, quando ripensa alla creazione, ma non era solo Adamo che era destinato tutto il nostro amore, ma a tutti. Il nostro fiat, unito al nostro amore, corre abbracciando tutti, amando con un solo amore tutti. In noi non c'è passato, futuro, ma tutto è presente in atto. Quindi non fu solo Adamo il fortunato, ma in lui, in quel momento di assenza di tempo, di cui parla il Signore, tutti siamo stati fortunati e arricchiti. Purtroppo però in atto questo non è potuto succedere. E purtroppo, questo potrebbe essere il titolo di questa meditazione, un titolo un po' drammatico, ma è Gesù che usa questo termine. Adamo, col disubbidire ai nostri voleri, perdette il nostro regno e tutti i beni del nostro fiat, rimasero per lui senza vita alimentatrice. Lo si può chiamare il distruttore dei beni del regno della mia divina volontà nell'anima sua. È terribile questa cosa qui. Il distruttore. Noi che siamo? Noi siamo costruttori o distruttori? Non sia mai. Noi dobbiamo pensare a questa cosa qui. Noi dobbiamo mettere la prima nostra grande vocazione è mettere Dio in condizioni di sfogarsi in bene. Per tutti è riservata una vita meravigliosa. Tutta quella cappa di tenebra, di grigio, ecco, che, come dire, è stesa sulla quasi totalità del genere umano e che è alimentata da tantissime cose, come noi ben sappiamo. L'ho già fatto notare in qualche circostanza. Ci sono, Dio, quando fa certe opere, le fa in maniera paradossale e, a volte, mi si passi il termine, quasi provocatoria. Cioè,
Immaginate, cioè, immaginiamo la cappa in cui vivono tanti nostri fratelli e sorelle. Non c'è bisogno, credo, di dare troppe spiegazioni. Basta far funzionare un po' il cervello e darsi un'occhiata in giro, specialmente negli ultimi tempi. Cioè, vedere certe scene, vedere certi comportamenti, vedere certe reazioni, ti fa capire cosa c'è dentro quel cuore. Un cuore terrorizzato, un cuore disperato. Un cuore impaurito, un cuore agitato, un cuore timoroso. Che succede, che non succede? Questo non è un cuore dove abita Dio. Non è. E la cosa paradossale è che proprio in questi tempi chi comincia a vivere nella divina volontà, come dire, nonostante la stragrande maggioranza del genere umano viva sotto la cappa, vive come un gran signore. Non entra in certi circuiti, gli stanno fuori di lui, non ci entra proprio. Non lo toccano, non lo tangono, non lo coinvolgono. Io di questo ne sono certo, ed è questo, come dire, penso, un grande compito che un ministro di Dio deve compiere, cioè far prendere coscienza che le circostanze esterne della vita terrena sono uguali per tutti. Se uno oggi sta in Italia, vive la realtà che si vive in Italia oggi, non vive la realtà che si vive in Cina o in Vietnam o in Congo. Il problema è come la vive. Come la vive. Come tutti o non come tutti. La Chiesa in 2000 anni ha sempre avuto questo compito di essere la luce del mondo. La luce che splende nelle tenebre come il suo Signore. Chi sta nelle tenebre, poverino, non la conosce la luce. E quindi, poveraccio, che altro può fare se non che vivere nelle tenebre? Ma noi no. Noi no. Noi la luce la ce l'abbiamo, la luce la conosciamo. E non solo qui la luce, l'opera della redenzione, che è già tanto, ma il sole stesso. Della divina volontà, è impossibile che si viva come vivono tutti, se questo diventa realtà. Quando si fanno certi discorsi e si sentono anche dove non si dovrebbero sentire, non si tratta di giudicare le persone, per carità di Dio, ma una cosa è certa. Se ragioni in quel modo lì, la divina volontà in te ancora non regna. Questo è sicuro, questo qui, eh? Non è un giudizio sulla persona, ma è un giudizio su una situazione. Perché chi sta nella volontà di Dio, chi sta nella volontà di Dio, sta circondato, sta ubriacato di beni, di gioie, di felicità divine. Che sono incompatibili con la tristezza e l'angoscia. Ecco, voglia il Signore che noi non siamo, ecco, pur in questo, diciamo così, eredi delle figure peggiori di Adamo, distruttore del regno, dei beni del regno della divina volontà nell'anima sua, ma per carità, ricostruttori, ricostruiamo, d'accordo? Riedificatori, restauratori. Per poter ricevere tutto quello che Dio, almeno in parte di tutto il moltissimo, il bellissimo, il santissimo, il gioiosissimo che Dio vuole darci.
Bene, ti ringraziamo Signore Gesù di tutte quante le cose bellissime che anche oggi ci hai donato. Io come sempre ti prego che lo Spirito Santo lo faccia penetrare nel nostro cuore, che ciascuno di noi si metta in condizioni di personalizzarle, di interfacciarsi con te, rimeditando, personalizzando, interiorizzando queste cose e trasformandole poi in dialogo vivo e profondo con te. È ovvio che ti chiediamo con tutto il cuore, liberaci dalla sciagura di essere distruttori, ecco, del regno della divina volontà, ma piuttosto i costruttori. E con le porte spalancate ad ogni grazia e ogni dono che tu vuoi farci. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.